Because you two bits were praticamente the two bits. Benvenuti ragazzi e benvenuti a questo video, sono Baby Peace. Ecco, ora ci andò bene. Sono qui in questo nuovo video col telefono perché ovviamente quella merda di Baby Peace vuole funzionare, Dio. Allora, questo qua reagiremo all'anime delle Baby Peace. Allora, la qualità sarà veramente marsa. Dio, porco de Dio. Ecco. Per il bis è il momento. Sono finite le vacanze estive e per il bis è il momento di... Ragazze! Domani ci trasferiamo in... Si chiama Cartoon City, ovvero la città nuova dei cartoni. Divertitevi e avete una nuova scuola. Sto dicendo... Ma Dio! Dio porco! Papà, e quindi andremo negli Stati Uniti che abbiamo... Aspetta. Quindi in poche parole non è tabù. Allora perché sembrava tabù da facci, vabbè. Immaginate che saremmo le ragazze più famose in Italia. Non giudico i disegni perché se mi disegnare io te ne farei fare peggio. Domani che conoscete nuovi però... compagni, nuovi amici, nuova città. Cioè, non per cattiveria, però... Cioè, un computer ce l'hai, quindi dovresti mettere a fare cartoni animati in digitale, no? Ah, così. Alla cazzo. A domani, ragazzi. Ma sembra più fumetto animato perché è un... più che un cartone. Buongiorno, Miss Berry. Buongiorno, Pine. Ho sentito che state trasferendo. Nuova scuola. Non lo so. Ci andremo in nuovo posto. Sembra un... un mostro di film horror. Domani vi dirò dove è il posto dove trovate per tutta la notte. Ciao Baby Peace. Ciao. Dio porco. Ci vediamo in futuro. Ciao. Vroom. Però la voce mia fa meglio della mia. Praticamente. Sinceramente. Eccoci, siamo arrivati. A me sto dicendo. Benvenuti, io sono Proper e benvenuti a Cartoonville. Ecco la nuova casa, nuovo lavoro e nuova accoglienza. Ecco la Come nuova cazzo casa. Si chiama su qua? Ecco la nuova casa, cosa ne pensi? Dio porco! Esattamente. Lo si vestì. Di che vuoi grembiule e tu inquietante tanto schifo su qua, vero? Certo, perché? Perché ha detto? Allora, non si capisce un bene amato praticamente. Perché... Allora, in breve c'ho le belle dita che vanno in questo Cartoonville. Ma a parte, vabbè, io un po' mangio le parole, però non a volte quando c'è una frase va bene. Ci vediamo fra poco, vado a prendere una birra. L'audio. Qui papà non lascia proprio spazio all'immaginazione proprio. Quindi guarda. Praticamente. Allora. Da quello che ho capito. Le Berry Bees sono andate a Cartoonville. Cartoonville sarebbe questo luogo dove sono i cartoni tipo Gumball. Da merda. Il prossimo episodio di Cartoon Review sarà un cartone bello, quindi non vi preoccupate.
Il prossimo sarà Gumball, quello di merda, quindi sintonizzati. Comunque, sono andato a questa, che poi è ex Megamill, siccome è una, si chiama ex Megamill. Ma la qualità veramente non lo so, cioè, va bene io che sto parlando, che uso due immagini a cazzo, però è sempre qualcosa, cioè, almeno non sono disegni, cioè, più che un anime si può definire un manga, più che un anime. Sì, sei molto del cometto. Il fratellino vuole dormire con le ragazze, voi no? Praticamente. Dopo, in camera. In questa città incontreremo degli amici rispetto al nostro mondo. La nostra è diversa dall'altra. Lola, cosa ne pensi? Non preoccuparti, Bobby. Vedrai quanta gente diversa. Magari al primo giorno di scuola ci faremo figuroni. Beh sì, vedrà. Buonanotte, ragazze! Buonanotte, Juliette! Buongiorno a tutti, sono Farof Infatti e quella un è la gallino musica, per quella voi, bocca si può proprio ragazze! sentire. Oggi è il vostro primo giorno di scuola, ecco qua, indossate! Davvero? Che in questa scuola indossate! Ecco l'indirizzo! Vi piace, ragazze? Ah, tipo scolarette l'ha fatto, birichino. Mi dissocio. Non c'è di che. Andate a scuola. Ciao, ragazze. Figo. Merda. Baby peace, dopo mezz'ora. No, lo so visto. Ciao, io sono Nicolauda. Ciao, benvenuti, unisciti a noi. Cosa cazzo sto vedendo quel blu accanto a là? Me lo levo di tutto sto cazzo di cartone. Magari quando vedi i video non me lo tolgo di mezzo. Cioè sono le repliche che rompono i coglioni.